Una vita spoiler al 23-2, Bertas licenziata, Pacenza parte, Elvirana Simon. Ecco cosa accadrà nelle puntate di Una vita trasmesse dal 19 al 23 febbraio su Canale 5. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Una vita, la soap opera di Canale 5, che ha appena annunciato Teresa cominciare a dubitare della pazzia di Cayetana. Le trame settimanali dal 19 al 23 febbraio rivelano che Mauro lotterà tra la vita e la morte, mentre ci saranno brutte notizie per l'amante di Felipe. Anticipazioni Una vita dal 19-2, Mauro grave, Pacenza parte. Le anticipazioni delle puntate di Una vita, trasmesse dal 19 al 23 aprile, rivelano che Mauro sarà trasportato in clinica dove i medici si riserveranno la prognosi, mentre Giulio, il capobanda, sarà incarcerato per la rapina ai danni del colonnello Valverde. Intanto Pacenza scoprirà che sua sorella Gliceria sta molto male, tanto da credere di morire. La donna chiederà alla sorella di raggiungerla in quanto è in pena per la vita di suo figlio dopo l'addio a suo marito. Pacenza accetterà di lasciare a Caccia 38 al ricevimento del biglietto pagato da Gliceria, mentre Celia ripenserà fortemente a Tano dopo essere scampata alle botte da parte di Giulio. Infine Teresa si catapulterà al capezzale di Mauro, che sarà sottoposto ad un lungo intervento chirurgico atto a salvargli la vita. Una vita puntate 19-23 febbraio, Elvira innamorata di Simone. Dalle trame delle puntate di Una vita trasmesse fino al 23 febbraio si evince che Servante non vorrà lasciare andare la moglie a Cuba, tanto da lasciare il lavoro di portiere di Acacia 38, pur di starle accanto. Elvira eviterà che suo padre firmi il licenziamento di Simone, mentre Teresa capirà che Mauro è l'uomo della sua vita. Intanto Pacenza deciderà di fuggire da sola in quanto ha capito che suo marito non vuole rinunciare al suo lavoro in portineria. Simone continuerà a dimostrarsi indifferente alle moine di Elvira, mentre Huertas metterà Felipe di fronte ad una scelta. L'avvocato deciderà di prendersi una pausa di riflessione, mentre Celia si rivelerà insofferente, tanto da invitare i coniugi Palacios a licenziare la Lopez. Intanto Cayetana si allontanerà dalla sua abitazione approfittando di una distrazione di sua madre Fabiana. Alla fine della giornata la nobildonna ricomparirà con i vestiti ridotti a brandelli e spettinata, mentre Ursula convocherà alcuni membri del patronato della Serna a casa sua per parlare male alle spalle di Teresa. Intanto Maria Luisa e la figlia del colonnello diventeranno amiche, mentre quest'ultima confesserà di essersi innamorata di Simone, un uomo dalla dubbia personalità. Infine la figlia di Ramon convincerà l'amica a prendere delle informazioni sul ragazzo prima di prendersi una cotta per lui.